Ciao a tutti e benvenuti nel mio mondo. Oggi sono qui in fase di preparazione per l'allestimento del mercatino che ho domani a Guastalla all'evento Natura Ambiente. Sono all'interno di una chiesa sconsacrata che non mi ricordo più se si chiama Chiesa di San Francesco o Chiesa di Santo Stefano, comunque magari poi ve lo dirò. E meno male, anche se all'inizio non ero molto contenta perché preferisco farli all'aperto i mercatini in questa stagione. Oggi invece, insomma, ho un po' cambiato idea perché, come vedete, adesso magari domani il tempo cambia, però c'è questo vento, le temperature si sono abbassate ed il cielo non è proprio limpidissimo. Adesso, tra oggi e domani magari appunto cambia tutto, ma ecco, la temperatura si è abbassata notevolmente. Allora, adesso devo incartare tutte le ceramiche e preparare, cercare di fare ordine, fare l'inventario per biglietti da visita, sacchetti, nastri, pacchetti e tutto il resto, perché l'ultimo mercatino risale a dicembre. È passato un bel po' di tempo e non so come sono messe le cose. Dunque, adesso mi rimbocco le maniche e pian piano vediamo di sbrogliare la matassa. Allora, sono circa le 9 e sono già in ritardo come al solito con l'allestimento. Sono andata a fare un giro di perlustrazione in queste vie di Mercatino di Guastalla e adesso mi sono già perduta. Non so più trovare la strada per tornare alla postazione perché appunto siamo dentro a questa chiesa. Ho già fatto acquisti. Ho comprato un geranio e però vediamo se riesco a trovare un'uscita. Sì, forse è questo. Però purtroppo la nostra postazione è in mezzo al nulla, nel senso che il mercatino si articola lungo tutte le vie del paese. E sarebbe molto bello. Noi invece, adesso ve la farò vedere, siamo all'interno di questa chiesa e secondo me non verrà nessuno perché siamo proprio perduti in mezzo al nulla. Allora, eccomi qua, è lunedì mattina, reduce dal mercatino di ieri e come ogni lunedì mi aspetta la pulizia di tutta la casa, anche perché oggi pomeriggio ho 2 ore di corso di ceramica e
e la casa deve essere, o perlomeno comunque il laboratorio deve essere presentabile. Diciamo la casa presentabile, il laboratorio e il bagno del laboratorio pulito. Allora, considerazioni sull'evento, su questo evento del fine settimana a Guastalla. La festa in sé è sicuramente molto bella, vale la pena di visitarla sia come visitatori che parteciparvi come espositori. E noi purtroppo, io e le altre due signore, che, insomma, che eravamo insieme in questa chiesa di San Francesco, siamo state penalizzate per una serie di eventi sfortunati, secondo me neanche tanto la volontà di penalizzarci o comunque di fare dispetti o qualcos'altro, ma si sono messe assieme proprio una serie di circostanze sfortunate che hanno fatto sì che la nostra postazione, sebbene fosse comunque in un certo senso privilegiata perché eravamo al coperto, avevamo la corrente e non avevamo i gazebi, che insomma portare il gazebo al mercatino col vento è sempre un problema, è sempre un rischio, hanno fatto sì che insomma la visibilità delle nostre bancarelle fosse veramente molto limitata, se non praticamente nulla. Purtroppo dovevamo essere molte più persone in maniera di allestire questa chiesa sconsacrata in maniera dignitosa e invece alla fine ci siamo ritrovati solo in tre e logicamente già le persone fanno fatica se c'è un evento, una fiera all'aperto a entrare dentro all'interno di comunque una struttura. E in più, quando mettevano dentro la testa, si accorgevano che c'erano tre miseri banchi, logicamente, insomma, uno non è neanche invitato a fermarsi a guardare, anzi, forse anch'io mi sentirei a disagio, e seppur le cose esposte sono belle, mi fa il senso di miseria, ecco, di povertà. E questo è. Le cose belle e le cose brutte. All'interno della chiesa c'era una signora che ha tenuto dei laboratori di acquerello, acquerello per adulti e ho trovato che sia stata una cosa molto bella, non in quanto per come il laboratorio era stato insomma proposto, strutturato, perché insomma era il classico laboratorio di acquerello con pittura dal vero, ma per la persona in sé che l'ha proposto, infatti la vedete nelle immagini, e questa signora che si chiama Sara mi ha lasciato una bellissima sensazione e è proprio vero che comunque gli incontri non sono mai casuali. E anche quando le cose sembra che non abbiano senso, poi alla fine un senso lo trovano, il senso salta fuori. Mi ha lasciato questa voglia di nuovo, che già mi sta seguendo questa sensazione da qualche settimana. Sara ha portato con sé tutto il suo atelier viaggiante, così lo chiama lei, e mi sarebbe tanto piaciuto filmarla al lavoro e filmare questo suo atelier, ma sinceramente non ne ho avuto il coraggio di chiederlo perché so che gli artisti, molti, non tutti, sono molto gelosi con i loro materiali, con il loro lavoro. E io stupidamente un debitare di incappare, non rifiuto, non ho neanche chiesto, invece magari lei sarebbe stata felicissima, però vabbè, insomma, ecco, purtroppo colpa mia. Sta di fatto che insomma Sara aveva con sé questo suo bellissimo atelier viaggiante e aveva i suoi taccuini di viaggio. Il taccuino d'artista, sicuramente lo sapete, è un blocco da disegno, d'acquerello, un quaderno, insomma un supporto cartaceo che l'artista o comunque qualsiasi persona può farlo, porta con sé e ritrae ciò che vede, ciò che gli piace, ciò che gli ispira in quel momento. Lei ne aveva tantissimi e sopra queste pagine c'era ogni tipo di disegno.
Questa cosa del taccuino d'artista a me intriga tantissimo, una cosa che cerco di fare, di trovare il coraggio di fare, neanche il tempo, perché in realtà è un disegno abbastanza immediato. Però non trovo non la motivazione, perché la motivazione ce l'ho, ce l'avrei, ma proprio il coraggio di iniziare questa filosofia di vita, come l'ha chiamata Sara, insomma. Questo taccuino d'artista che mi intriga moltissimo, mi ha fatto venire in mente che potrebbe essere un nuovo punto di partenza per i miei disegni, nel senso che è vero, io col mio progetto voglio continuare col mio stile, col mio tipo di illustrazione, però sarebbe un buon esercizio avere sempre effettivamente questo taccuino con sé e provare a ritrarre la realtà così com'è, così come la vedo io, senza far sì che questo taccuino diventi comunque un attrezzo di lavoro, ma solo una specie di diario personale che rimane mio, che rimane per me e mi aiuta a fare comunque pratica, a sciogliere la mano e a fare degli esercizi senza alcuna finalità, ma proprio per un piacere personale. Allora, colta dall'entusiasmo, visto che non c'era nulla da fare per noi in questo mercatino, sono andata su internet e ho ordinato online un taccuino della Moleskine per acquerello. Ve lo farò vedere appena arriva, perché poi io, vabbè, dato che c'ero, insomma, ho preso anche dei libri di illustrazione che vi farò vedere perché sono molto belli, secondo me sono delle bellissime edizioni, ma vabbè, insomma, questo lo facciamo, ve lo farò vedere in un altro video e comunque appena arriva, perché adesso qui non li ho, li ho ordinati ieri. E adesso, insomma, ecco, sono molto agitata, molto emozionata, perché adesso l'entusiasmo di iniziare questa piccola avventura, che seppure una sciocchezza, per me è un punto di partenza. E magari poi mi stancherò, magari poi, come al solito, il lavoro mi sommerge e poi per un periodo accantono, poi mi torna in mente. Ecco, però sarebbe buona norma essere costante per me con questo tipo di lavoro. E ecco, questa è la cosa bella, positiva, che ho detto: guarda, in un mercatino sperduto dove non c'è niente da fare, non c'è nessuno, vado a trovare una persona che fa proprio quello che a me in questi giorni sta passando per la testa. È proprio strano, forse sono segnali, non lo so, vanno colti, sicuramente è così. Poi, invece, il lato negativo, che anche questa è una cosa che devo lavorarci sopra, anche se forse mi fa essere troppo critica con me stessa e fa sì che io mi giudichi troppo. Ho trovato delle persone che frequentavo qualche anno fa, parlo dei mercatini, insomma, ecco, che in gruppo si facevano queste uscite, si organizzava e si andava assieme. Io per vari motivi ho fatto altre scelte, ho deciso di non seguire più questo gruppo di persone e ahimè me le sono trovate proprio davanti. È stata una situazione che io non ho potuto andare nella via parallela o comunque evitarle, ecco. E ho dovuto affrontarle. E queste persone si sono rivelate molto fredde con me, non maleducate, ma molto 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 fredde. E addirittura una di queste persone mi ha salutato molto freddamente e poi si è alzata e se n'è andata, per non sorbirsi la mia vicinanza. Mentre invece il marito di questa persona si è fermato e ha voluto sapere, insomma, come va, come non va, eccetera. È normale che le persone facciano così e hanno
tutto il diritto di farlo se reputano sia corretto avere un comportamento del genere, anche se certi atteggiamenti, io certi meccanismi li reputo proprio infantili. Quello che non mi è piaciuto è stato il mio comportamento, nel senso che mi sono resa conto poi che nel dare alcune risposte quasi mi sono giustificata, e questo non è giusto assolutamente, perché bisogna essere fieri delle proprie decisioni, consapevoli, e soprattutto secondo me non pentirsi, perché se in quel momento si è presa una determinata decisione vuol dire che per noi era giusto così. Questa è una cosa che voglio migliorare nel mio percorso di cambiamento, chiamiamolo così, di miglioramento. Devo correggere questa cosa perché forse sono troppo educata, mi porto dietro questa eccessiva educazione, questa continua paura di ferire le altre persone, magari essendo comunque diretta e dicendo la verità, senza magari essere maleducata, però dicendo solo la verità. E alla fine poi risulto quasi falsa, perché appunto per non essere maleducata e cercando di giustificarmi passo quasi davvero per una persona che dice una cosa poi ne fa un'altra, e questo non è bello, non mi corrisponde, perché in realtà io non sono così. E poi insomma quel senno di poi, ecco, anche per certe altre situazioni che sono successe questa settimana, non in ambito lavorativo ma in ambito insomma di vita quotidiana, mi sono resa conto per un'altra situazione che ho dovuto quasi giustificare delle scelte che ho dovuto fare per tutelare la privacy di casa mia. E questo non va bene, perché a parte che appunto la casa, la privacy, il nostro castello, diciamo, è sacro. Ma perché se le persone sono comunque invadenti, aggressive, noi dobbiamo giustificarci ed essere gentili per la paura di ferire queste persone. Boh, non lo so se sono stata chiara, se mi sono spiegata, se siete riusciti a capire cosa voglio dire oppure no. Però ecco, questa assolutamente la coerenza con me stessa, a costo di qualsiasi conseguenza, senza appunto, ripeto, essere maleducate, è una cosa che devo assolutamente, insomma, lavorarci su, perché poi mi sembra di tradire me stessa. Ecco tutto qui. Bene, io ho parlato tantissimo in questo video, spero di non avervi annoiato troppo, e basta, adesso vi saluto, vado a fare le pulizie e nulla, spero che arrivi presto il materiale che ho ordinato per farvelo vedere. Intanto vi saluto, vi ringrazio, e anche Daia vi saluta, e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!